Però ho visto questo uomo muscoloso non mangiando Sì. proteine animali. E ora che cosa mangio? Come faccio a vivere senza proteine animali? Addirittura io faccio sport, come faccio a farmi il muscolo? Giusto, il corpo, come ben sai, non riconosce la proteina animale o vegetale, l'importante è quello che ci porta al nostro sport a costruire. Salve a tutti e benvenuti in questa veloce intervista che ho voluto fare a Davide Inglisa. Ciao Davide! Ciao Marco. Allora, tanto mi presento, sono Marco Fiorese, presidente del movimento B4IT, che da un po' di anni a questa parte diffondiamo il buon cibo, il cibo sano, nel vero senso della parola. E con noi anche, e ci siamo affiancati con scienziati autorevoli, quali ad esempio Colin Campbell ed altri, e siamo il suo riferimento per l'Europa. Oggi ho voluto intervistare Davide Inglisa, che l'ho scoperto molto, molto sinceramente su Facebook. Girando per Facebook, ho visto questo uomo muscoloso, che adesso non vedete perché è vestito, ok? Però ho visto questo uomo muscoloso che scriveva: ho vinto le qualifiche italiane pur mangiando, non mangiando Sì, proteine animali, si può dire. A me non piace usare il termine vegano perché di fatto noi come movimento non spingiamo il concetto vegano, ma sicuramente mangiare vegetali integrali, più integri possibile. E mi ha incuriosito e l'ho contattato, giusto Davide? Molto esatto, mi hai semplicemente. fatto una bella chiacchierata. Mi ha fatto una bella chiacchierata e ha concesso la sua intervista ad uso del nostro movimento per far capire questa cosa, perché spessissimo le persone ci fanno l'obiezione: sì, ho capito, devo togliere le proteine animali, devo togliere la carne, devo togliere il pollo, devo togliere gli insaccati, ma devo togliere anche il pesce. E beh, il pesce, insomma, rientra nella famiglia degli animali, no? E sì, anche il pesce, anche l'uovo, e il formaggio, i formaggi, no? E beh, i formaggi sono sempre dalle proteine animali, no? E allora che cosa mangio? Come faccio a vivere senza proteine animali? Come faccio? Addirittura io faccio sport, come faccio a farmi il muscolo? Ed ecco qua Davide Inglisa, super muscoloso, che vedete le foto che adesso metto in sovraimpressione, e insomma, mi sembra che la proteina tu l'hai trovata da qualche parte, giusto? Giusto, giusto. Il corpo, come ben sai, non riconosce la proteina animale o vegetale, l'importante è raggiungere una certa quota proteica, ovviamente seguendo un'alimentazione vegetale. Ovviamente, per te ovviamente, magari chi ci ascolta dice: ma questi sono impazziti, figurati, tirano via la proteina animale, come fanno? Invece eccoci qua, eccoci qua. Anch'io personalmente ormai dal 2012 sono senza proteine animali. Ok, però uno dice: ma sei magro come un chiodo, per forza mi riduco come te. No, ma io, a me piace correre, fare corsa a lunga distanza, è logico che divento un chiodo. Ma guardate Davide, dipende come usi il muscolo, giusto? Sì, diciamo quello che ci porta al nostro sport a costruire. Ovviamente una persona che corre non ha bisogno di una quantità eccessiva di muscolo, anzi, più peso si porta, peggio è. Quindi anche quelli che sono altri tipi di sport e il bodybuilding e il culturismo richiedono proprio masse muscolari che arrivano da delle performance, ovviamente, ma che poi sfocia tutto in quello che è uno sport alla fine estetico. Esatto, culturismo, quindi è cultura del corpo che ti porta a sviluppare bene questa cosa. Ed è quasi per i nostri ascoltatori sicuramente ha dell'incredibile, magari commentate, fate pure dei commenti, insomma. Poi c'è qualcun altro che dice: insomma, sì, ma quelli lì che si mangiano solo la verdura, poi in fondo si prendono di quegli integratori chimici, chimicissimi, che sono quelli che ti gonfiano il muscolo, altro che la verdura. Tu come sei messo? Allora, io a parte l'utilizzo di proteine in polvere per raggiungere quelle che sono le quote proteiche, che sono un range che è molto alto nel mio sport, ovviamente se sfruttiamo tutto quello che è la parte
del cibo vero e proprio, andremo anche a sovraccaricare reni, fegato, quindi oltre a questo c'è anche il lato di utilità, quindi sono fuori casa, non sono fuori casa. L'integrazione in questo caso ci dà una mano, ma proprio per questo si chiama integrazione, quindi il cardine è l'alimento. Poi le proteine in polvere vanno di contorno ad aggiungere quel 30 grammi alla giornata che mi possono aiutare ad arrivare dove, che non sempre utilizzo, perché in base agli alimenti che uso so poi dopo quanto integrare o meno durante la giornata. Bene, sì, perché tu sei anche molto attento a questo fatto di dover integrare la quantità, diciamo, di amminoacidi che è sufficiente per poter fare il tuo sport di culturismo. Amminoacidi, ricordiamoci, che sono i mattoncini che compongono le proteine, quindi niente di chimico, ma scusa, gli integratori che utilizzi sono naturali, penso, non sono cosa chimica. Diciamo che sì. Allora, io Proteine principalmente naturali. uso proteine in polvere della soia. Però Ecco, quindi tanto per in dire. commercio ci sono di ogni tipo, ci sono anche dei mix da riso, canapa, perché la canapa è anche uno Sì. spettro amminoacidico molto completo. E io utilizzo quelli di soia, poi ognuno Certo, nella sua integrazione trova il prodotto che più gli aggrada anche a livello di gusto. sì. Sì, quelli di soia, molti dicono ma la soia qui e là, in realtà noi abbiamo dimostrato anche attraverso le nostre accademie che in fondo ci sono ricerche scientifiche che testimoniano che è molto meglio la soia piuttosto che mangiarsi una bistecca, voglio dire, quindi qua siamo d'accordo. E non è che ogni tanto di nascosto tu ti fai un bel carico proteico con un bel bisteccone di nascosto perché qualcuno non ci crede addirittura che queste persone come te riescano a fare questo. Da quant'è che non Io tocchi proteina animale? ho dato come mese X che ho fatto il cambio, diciamo, da vegetariano perché ho fatto 7-8 mesi da vegetariano. Nel 2000, gennaio 2017 ho dato un taglio netto anche ai derivati e quindi da quel capodanno non tocco più nessun tipo di alimento Quindi di sono quattro origine anni e animale. mezzo in sostanza che sei completamente senza proteine animali. Diciamo che tutta la mia carriera agonistica l'ho fatta così. Quindi tutte le gare, la prima preparazione che è stata poi alla fine quella più importante, diciamo che l'ho fatto tutta quanta da vegano. Quindi all'inizio è stato abbastanza difficile perché una persona, diciamo che nella vita quotidiana normale, magari si chiede dove vado a prendere le proteine, uno sportivo e un bodybuilder va proprio in panico perché a questa cosa, dove Ci credo. vado, come faccio, oltre al fatto del mito della proteina nobile, perché dobbiamo assumere per forza proteine nobili, e allora come faccio, come non faccio. Piano piano, con l'aiuto di persone già diciamo vegane, con alimentazione vegetale nel campo, sono riuscito, diciamo, a prima di tutto informarmi e a studiare cosa dovevo fare, e poi mi hanno portato, diciamo, all'eccellenza e a salire sul palco. Grande, bellissimo. A proposito di proteine nobili, è proprio questo il punto. Siamo convinti che queste siano delle proteine di primaria importanza, tanto che le chiamiamo nobili. E sai da dove viene fuori questa cosa? Da un biologo del 1800, che abbiamo raccontato la storia anche qui nel nostro libro La salute nelle tue mani, gli abbiamo raccontato proprio da dove nasce questo mito. È stato questo biologo che ha scoperto queste catene amminoacidiche che costituivano le proteine, ha fatto degli esperimenti con degli animali, che evidentemente erano animali carnivori, e ha visto che avevano bisogno di queste proteine per vivere, no? E quindi
Da lì l'ha chiamata appunto proteina, che vuol dire in latino di primaria importanza. Quindi pensa da dove nasce il mito delle proteine, insomma, è molto interessante. Ricordo nel 2016, pensa, che quando abbiamo fatto mi sembra fosse il quinto evento con Colin Campbell, che l'abbiamo portato in Italia, l'abbiamo fatto ad Abano. E se vuoi il colmo era che il weekend precedente hanno fatto i mondiali di bodybuilding, ok? E i tecnici che ci assistevano per allestire la sala hanno detto: guarda, abbiamo dovuto pulire dappertutto perché questi vanno a spruzzarsi con le bombolette per, no? E dice: sono rimasto colpito di una cosa, mi diceva questo, che questi si vantavano per far vedere le cicatrici che avevano delle operazioni che facevano ordinariamente una o due volte all'anno perché qualche organo andava in disfunzione addirittura, no? Poi non so se fosse una stupidaggine che ci ha detto oppure una cosa reale, ma io credo di sì, perché sappiamo benissimo che la dieta estremamente proteica per aumentare la massa muscolare sicuramente da qualche parte sfocia. Ok, ecco, facendo questo tipo di alimentazione, tu hai qualche disfunzione, visto che ormai sono quasi, insomma, 5 anni tra vegetariano e vegano, sono ormai 5 anni, hai qualche disfunzione? Sinceramente? Nessuna, nessuna, anche perché oltre ad abbracciare quello che è questo sport, ho fatto due distinzioni, bodybuilding e culturismo. Il bodybuilding in alcuni casi portato ad eccesso viene meno un pochettino quello che è il lato salute, no? E quindi quello che un pochettino ti hanno detto. Il culturismo invece è un'altra cosa, è la cultura del fisico a 360 gradi, quindi la mia alimentazione, il mio allenamento mi deve portare a lungo tempo questa condizione, quindi non è solo la data X a cui ho la competizione, ma una condizione generale, quindi la mia alimentazione mi supporta, mi aiuta a costruire il muscolo, ma dall'altra parte non deve danneggiare la vita di tutti i giorni e la mia salute. Certo, giustissimo, perché tra l'altro tu sei il primo esempio anche del mestiere che fai, perché se non sbaglio tu sei anche personal trainer, giusto? Sì, sono personal trainer, sì, personal trainer in presenza, cercando, diciamo, la mia mission è quella di un po' far conoscere a chi non si alimenta con vegetale questa alimentazione e per chi è vegano aiutarlo a quello che è il mondo della ricomposizione corporea e del miglioramento fisico e di salute. Certo, io ti auguro il meglio perché spero che tu contagi sempre più persone, magari abbinati anche ai nostri percorsi che aiutiamo chiunque appunto a poter abbracciare questo tipo di alimentazione, perché sappiamo, insomma, per fare questo tipo di alimentazione, come dice Campbell, è molto semplice. Anzi, è molto sì, semplice come cosa, no? Cose basilari alla fine, non è che ci voglia chissà che scienza. Però non è facile e quindi lì ci vanno più ciò che appunto noi siamo abituati a fare ogni giorno, che deve essere un po' smontato e dobbiamo acquisire nuove abitudini. Questa è la trasformazione che dobbiamo avvenire. Quindi speriamo che ci siano sempre di più coach come te, trainer, che appunto affiancando le persone possano portare verso questa strada, perché sappiamo quanto è importante avere una guida, avere una persona che ti fa come te, insomma, che accompagni, e tra l'altro tu hai l'opportunità di vedere più volte, perché penso le persone vengano in palestra più di una volta alla settimana anche, no? Certo. Quindi è una figura assolutamente importante la tua. Quindi, beh, che dire, io ti faccio i complimenti, veramente. Magari speriamo di averti ospite a qualche nostro evento, anche dal vivo, che così possiamo, speriamo, influenzare sempre più persone possibili verso questa cosa, perché, come dico sempre, non è giusto che queste cose le sappiamo e continuiamo a vedere magari i nostri cari star male.
quando abbiamo la risposta di un tipo di alimentazione che può farci stare in salute e come vedete anche, e che salute vedendo Davide. Bene. Va bene. Ok. Spero in futuro di riuscire, se sarai magari vicino dalle mie parti, a venirti a trovare e farci una chiacchierata di persona. Volentieri, grazie. Bene, ciao a tutti, ciao Davide e grazie ancora di questa tua, di questo tuo aiuto Ciao. per il nostro movimento. Un Ciao, grazie abbraccio. ancora. Ciao. Ciao.